La Madonna è l'ultimo regalo che ci ha fatto Gesù e ce l'ha fatto dalla croce. Racconta l'Evangelista Giovanni, che era testimone, che Gesù, pochi momenti prima di morire, guardò la Madonna, che era alla sua destra, e indicando a Giovanni con lo sguardo, disse alla Madonna: «Donna, ecco tuo figlio», cioè fagli da mamma. Noi non possiamo immaginare quanto Maria abbia preso sul serio questa consegna di Gesù. Io potrei parlarvi per tutto il giorno e per tutta la notte, raccontandovi episodi nei quali si tocca con mano la presenza di Maria, cioè la maternità di Maria. Anno 1903, mese di luglio, parte un grande pellegrinaggio da Lione, in Francia, verso Lourdes. All'ultimo momento viene a mancare un medico. Gli organizzatori non sanno cosa fare. In un pellegrinaggio di ammalati il medico è indispensabile. Viene un'idea. Chiamiamo il dottor Alexis Carrel, grande medico, ma dichiaratamente ateo. Il medico accetta e durante il viaggio resta veramente meravigliato nel vedere questi ammalati carichi di fiducia, carichi di speranza, che vanno verso Lourdes. A un certo punto gli esce dal cuore questa singolare preghiera: «Oh Madonna, come vorrei che tu non sia un mito, come vorrei che tu non sia un fantasma, come penso. Vorrei che tu fossi veramente una persona vera che ascolti la preghiera dei tuoi figli». Era una preghiera. Non solo. Durante il viaggio si spese per gli ammalati, visse la carità. E quando si vive la carità, anche senza saperlo, ci si sintonizza con il cuore di Dio. Rimase colpito soprattutto da una malata affetta da peritonite tubercolare all'ultimo stadio. Aveva un ventre enorme. Quando la vide disse: «Ma siete pazzi a portare questa donna a Lourdes? Questa non arriva a Lourdes e se arriva non ritorna a casa viva». Quando arrivò a Lourdes, questa ammalata disse: «Io voglio andare alla grotta, voglio andare a pregare». La prima sera no, evidentemente, ma il giorno dopo non ci fu verso, la dovettero accompagnare alla grotta. Il medico, dottor Carrel, la seguì e con l'occhio controllava sempre quello che accadeva. A un certo punto, mentre stavano tutti pregando le litanie, le invocazioni, guardò la donna e vide che la coperta si stava abbassando. Pensò: «È un'allucinazione. Mi hanno contagiato con la loro preghiera, mi hanno contagiato con i loro canti». Si avvicinò alla donna, guardò e vide che la coperta ormai era scesa. Non c'era più questo addome enorme. Prese la mano della donna e la donna sussurrò: «Dottore, la Vergine mi ha guarito». Il medico non ci voleva credere, ma la guarigione c'era. Lui era convinto che i miracoli non potevano esistere, perché Dio non c'è, ma il miracolo c'era. E allora? Bisognava rimettere in discussione tutto. Fu una lotta terribile, l'ha raccontato lui in un bellissimo libro, Il diario del suo viaggio a Lourdes. A un certo punto esclama: «Vergine benedetta, hai vinto. Hai risposto al mio dubbio con un miracolo manifesto e hai mandato in frantumi la corazza del mio orgoglio. Io ora ho un solo desiderio: credere, perdutamente credere, come un fraticello dall'anima candida». Era il mese di luglio del 1903. Ma già Dante Alighieri, uomo intelligentissimo, ma anche uomo di grande fede, proprio sulla Madonna usò queste parole: «Donna, sei tanto grande e tanto vale, che chi vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza volerà sansali». Cioè Dante dice: quando noi preghiamo, se non ci affidiamo alla Madonna, che porta lei la nostra preghiera al Signore, è come se volessimo volare senza ali. La Madonna è madre e la madre intuisce i bisogni dei figli, le necessità dei figli e risponde come sa rispondere una madre. Così disse Dante Alighieri. Ed è verissimo.